tutti il più cordiale saluto, cari amici e cari amiche di 123, di Twitter, di Instagram e naturalmente di Canale Zero. Ben ritrovate, ben ritrovati qui sul nostro canale per conoscere come sta procedendo Song of the Year 2021, il grande contest che il 26, non più il 25 gennaio, ci permetterà di conoscere qual è stata la Song of the Year, la canzone dell'anno 2021, naturalmente per quel che riguarda un po' il mio microcosmo di follower, di seguaci, di persone comunque appassionate di musica, perché io l'ho detto, soprattutto per quel che riguarda i giurati e le giurate, sono persone esperte, appassionate di musica e quindi io le ho scelte esclusivamente con questa, finalità, perché ovviamente, sono persone che vedo spesso in timeline, perché sono persone, di fiducia e la fiducia me l'hanno anche ricambiata votando praticamente subito, perché il 4 gennaio hanno concluso le loro operazioni di voto. Rimarranno segrete ancora per un po', perché piano piano andremo a scoprire. Sono previsti 4 video, quindi sono stati 24 i giurati e le giurate scelte nel corso per quanto riguardava questa votazione, e quindi andremo 6 per volta a scoprire come hanno votato. Qui di fianco a me stanno invece scorrendo i risultati delle prime 5 giornate, è in corso la sesta, domani si aprirà la settima, domani ovviamente per quanto riguarda la registrazione, oggi per quanto invece riguarda la pubblicazione. Quindi il contest sta andando avanti, sta andando anche meglio del previsto, devo dire, perché non mi aspettavo una partecipazione così rumorosa, così numerosa e così anche costante da parte vostra, perché so anche, frequentando da diverso tempo i social network, quanto possa essere difficile con questa modalità riuscire a mantenere un'attenzione costante senza che poi i sondaggi finiscano in shadow ban, insomma, tutta una serie di questioni che potrebbero rendere un po' meno interessante il contest. E invece si sta rivelando esattamente imprevedibile come mi aspettavo. C'è anche una fase a gironi in corso, la seconda. Dopo andremo a vedere quali sono stati gli abbinamenti. Potete già votare perché si è aperta ieri, quindi potete già andare a votare su 123.com, anzi 123altervista.org, e sul profilo Twitter 123blog. Avete 5 giorni di tempo per votare, quindi le operazioni si concluderanno il 13, però fino all'ultimo non saranno rivelati i risultati, perché sono anche gli scontri diretti a determinare i voti che vanno poi a sommarsi nel calderone degli scontri diretti. E quindi bisogna un attimo pazientare. Quelli sono risultati che conosceremo nell'ultimo video, quelli saranno definitivi nell'ultimo video. Ma adesso è il momento di conoscere, e vado a prendere il cellulare, eccolo qui. È il momento di conoscere i primi 6 giurati, quelli che per primi hanno fornito i loro voti. Adesso vado a ritrovare anche il foglio con la giuria ufficiale. È il bello della diretta, come sempre, io queste cose non le vado a tagliare. E cominciamo, perché l'ordine è quello con cui mi sono pervenute le classifiche. Quindi via via andrò a leggere la classifica di ciascuno. E il primo a votare è stato anche il. È un gioco di luci che non voluto, questo del lampadario, ma vabbè. Crea un po' di atmosfera. Le luci vanno giù e non si scherza più. La prima classifica è quella di Profilo di Mirko. Eccola qui, la vedete in sovraimpressione per quel che riguarda i primi risultati. Annuncerò però, come tradizione Eurovision, i primi 3 posti. 8 punti vanno a Easy on Me di Adele.
10 punti vanno a Zitti e Buoni dei Måneskin e 12 punti vanno a Ma Stasera di Marco Mengoni. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. Questi sono stati i risultati di Profilo di Mirko. Passiamo alla seconda classifica, quella di Icar vs Plum, la quale ha votato in questo modo. Questi sono stati i suoi primi risultati e ha assegnato 8 punti a La Genesi del tuo colore di Irama. 10 punti vanno invece a Rubini di Mahmood e Elisa e 12 punti a Zitti e Buoni dei Måneskin. Terza classifica, quella di Out of Trash, il quale ha votato in questo modo, assegnando, questi sono naturalmente i suoi primi risultati, 8 punti vanno a Rubini di Mahmood ed Elisa, 10 punti vanno a Voce di Madame e infine 12 punti a Easy on Me di Adele. La quarta classifica è quella di Queen Mari e coi suoi primi risultati, i punteggi chiaramente da 1 a 7 per i piazzamenti dal quarto al decimo posto, e poi 8 punti vanno a Easy on Me di Adele, 10 punti vanno a Zitti e Buoni dei Måneskin e infine i suoi 12 punti vengono assegnati a Mi Fa Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta. Mi fa impazzire, mi fa impazzire, mi fa impazzire. Si cela dietro lo pseudonimo di Homer Simpson, un giorno scoprirò chi è il malfattore che si cela dietro questo pseudonimo, ma intanto assegna 8 punti a Ma Stasera di Marco Mengoni. 10 punti vanno a Una canzone d'amore buttata via di Vasco Rossi. E 12 punti a Zitti e Buoni dei Måneskin. Ultima, ma non per rilevanza, ma semplicemente per una questione cronologica, Ale Stonata, Alessandra Segneri, che vi invito a seguire dal lunedì al venerdì su Radio Stonata in Ascolti TV. Ogni tanto mi diverto anche a fornire i loro contenuti, ma lei mi ha fornito il contenuto fornendomi la classifica, questi primi risultati. 8 punti assegnati a Musica Leggerissima di Colapesce e Di Martino, 10 punti vanno invece a Vertigine di Elodie e 12 punti assegnati a Mahmood ed Elisa con Rubini. Ma stare con te finirà che mi darà la testa come rubini rossi nella bocca. E questo completa quindi per il momento la questione dei risultati, delle classifiche, dei giurati, che ripeto hanno completato il loro lavoro, ma continuo ad invitare
tutti gli altri follower che non hanno votato, che non sono stati chiamati a votare attraverso le giurie ufficiali, a votare. C'è il post sul mio profilo Twitter, potete farlo lì, potete fornire la vostra personale top 10. Questa top 10 andrà in un unico calderone che sarà quello della giuria social, la 25esima giuria. C'è la 26esima giuria, ovvero la giuria Instagram, quella con le barre colorate nelle storie del mio profilo, naturalmente Instagram, e quelli che vedete scorrere qui in sovraimpressione sono i gironi della seconda fase che si concluderà giorno 13. Quindi continuate a votare, perché veramente può succedere qualsiasi cosa in questo Song of the Year 2021. Ripeto, il contest secondo me più imprevedibile che abbia messo in piedi, e ancora siamo soltanto all'inizio. Votate, votate, votate. L'appuntamento è fra qualche giorno con il riepilogo delle prossime classifiche, con il riepilogo di altri risultati. Da parte mia l'invito a divertirvi con il nostro contest, di iscrivervi al canale, questo naturalmente di YouTube, di seguirmi su Twitter e Instagram, anche se forse non ho tutti questi contenuti interessanti da proporvi, e alla prossima, ciao!